Carabinieri di Ganzirri hanno arrestato due messinesi, entrambi di 25 anni, colti in flagranza di estorsione. Hanno minacciato un 50enne imprenditore che tempo prima li aveva assunti presso la propria attività commerciale. I due uomini però, dopo aver terminato il rapporto lavorativo con il proprio datore di lavoro, hanno deciso di estorcergli del denaro e così lo hanno avvicinato, minacciandolo di rilasciare delle false dichiarazioni ai ispettori dell'INPS con le quali gli avrebbero fatto erogare sanzioni per un ammontare di 50.000 euro. Con questo ricatto i due uomini hanno più volte contattato la vittima cercando di estorcergli 10.000 euro. L'uomo impaurito ha accettato di incontrare i due in luoghi isolati, al buio, ma quando ha accertato che le motivazioni non avevano alcun fondamento e ascoltata la richiesta estorsiva, ha preso tempo e ha chiesto aiuto ai carabinieri di Ganzirri, che sotto il coordinamento della procura lo hanno seguito passo passo, supportandolo perché molto provato dalla situazione in cui si era ritrovato. Giunto sul luogo dell'incontro, la vittima è scesa dalla propria auto, si è avvicinato ai suoi estorsori ai quali ha consegnato due buste contenenti 6.000 euro complessivi per poi allontanarsi. A quel punto è scattato il blitz dei carabinieri di Ganzirri che erano appostati poco lontano e hanno bloccato i due malviventi all'interno dell'abitacolo della propria vettura mentre erano intenti a contare il denaro appena ricevuto dalla vittima. Per i due sono scattate le manette e adesso dovranno rispondere di estorsione. Sono stati condannati e si trovano ai domiciliari.